Perché non si può? Minorenni no, qui no. Qui i minorenni non possono andare in guerra? No. E perché questa cosa, scusa? Per difendere i loro diritti. Ma quali diritti? Per fare il volontario. Sì, io in guerra a fare il volontario. Bravo. Io ormai, Colombina, sono un uomo. Ah, segna, maschio. Sì, sono grande. Segna, un maggiorenne. Sono forte. Segna, robusta costituzione. Lascia stare, questo non lo segniamo. Sbaglio. Sì. Senti, ma mamma gliel'hai detto? Ma mamma gliel'hai detto? Ancora no. Aia. Non ci smetti la chiea. No, no. Forcela, sulla tenti. Fianco destro. Taglia capello. Ma c'è una mamma, Shala. C'è una mamma. Signor, lei è una mamma. Chiedono. Ma che stai dicendo? Guarda, si deve fare, ti sei bevuto il cervello, eh. Io la mia autorizzazione non me la do. Ma senza l'autorizzazione del governo non se ne fa niente! Ma sei sicuro non l'ha chiamato? Ma si doveva presentare, non lo so, la e non c'è, tu hai fatto tardi? Aspetta, posso sfogare un attimo un mio amico? Ah, eccolo qua! Sì, guardalo, io il sostituto vecchio lavoratore! Perfetto, giusto! No, stai lavorando benissimo! Allora. Devi capire che la dottoressa è lunatica. Io non so manco qual è il mio lavoro. Lunatica vuol dire che vuole fare guerra. Sì, sì. Però magari ultimamente che ha cambiato idea. Ha cambiato idea? Odore di guerra. La bella guerra che odore. Io tifo per il pezzente negro. Ma io che lo sbattero femmina. Combina, combina, vieni, combina. Combina. Sarebbe venuto. Signor Pantaleo, senta, io la lascio alle sue cose. Poi ci vediamo tra poco per la sua. No, vengo il traio. Io vado. Ma dove vai? Ma dove vai? Ma dove vai? Dove vado? Mi stiamo mettendo a fare una cosa. Ma che devi fare? Hai visto come ho sistemato qua con la guerra? Dopo. Aspetta.